can't control it. Il pianoforte in tutte le sue possibili declinazioni, suonato da artisti di fama mondiale nel cuore del Casentino, è la quarta edizione di Naturalmente Pianoforte, 30 concerti in 5 giorni, dal 18 al 22 luglio, negli angoli più suggestivi del territorio di Pratovecchio Stia. L'evento è stato presentato a Firenze alla presenza della vicepresidente della regione toscana Monica Barni e dell'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Ad aprire i concerti Omar Sosa il 18 luglio. Il festival si propone di raccontare con divertimento, con intrattenimento, la musica che trasta dal pianoforte, nelle sue diverse anime, sfaccettature. Quindi avremo dal jazz alla musica classica, dai cantautori al pop, al rock, insomma tutto quanto può essere di interesse, di stimolo, anche di coinvolgimento sul pubblico. Tanti i nomi noti che arriveranno al festival, da Vinicio Capossela a John DeLeo a Matthew Lee, solo per citarne alcuni, tutti pronti a esibirsi nella vallata che comprende anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e che conferma così la propria vocazione all'ospitalità. Ed è fondamentale appunto questa voglia anche dei territori di avere un'offerta culturale di qualità, appunto, che esce da quei luoghi canonici, esce dalle città, ma appunto si muove sui territori. Forse proprio dai territori potremo ottenere e recuperare quella partecipazione alla cultura che purtroppo non è così, diciamo, elevata nel nostro paese. Nel corso del festival sono in programma anche workshop e improvvisazioni tra jazz, classica e sperimentale. Protagonista assoluto, come recita il titolo, sarà naturalmente il pianoforte. Sì, un evento molto coerente con le caratteristiche di questa straordinaria vallata che è immersa nella natura, che ha una storia legata alla croce e alla spada, perché sono presenti molte pievi romaniche, perché sono presenti due poli di grande spiritualità come Camaldoli e Laverna, perché sono presenti o ci sono i resti di tanti castelli che hanno legato quel territorio al Medioevo, ai conti Guidi successivamente. In programma anche mostre fotografiche e eventi per presentare le punte di diamante del panorama agroalimentare del Casentino.